Cari amici, come avevamo promesso, eccomi qui a nome anche di tutta la giunta. Qui ho con me Monia Mazza, l'assessore alla protezione civile e attività commerciali, ma mi hanno appena lasciato il vice sindaco, l'assessore Marina Grassani, Chiara Autunno e Tullio Mastrangelo. Allora, intanto diciamo che non è il momento delle polemiche, non è il momento, diciamo, è un momento importante, un momento eccezionale per certi aspetti, ma è un momento anche dove dobbiamo essere tutti uniti, il momento della tenacia, del coraggio e dell'impegno da parte di tutti. E qui noi dobbiamo anche far vedere che siamo un grande paese e che abbiamo la forza per superare anche questi momenti e allo stesso modo dobbiamo anche essere vicini a tutti, quindi dobbiamo cercare veramente di riuscire a non lasciare indietro nessuno. Dobbiamo però anche diciamo eseguire quello che ci viene detto a tutti i livelli, va bene? Allora, noi abbiamo fatto una riunione alle 9:30, come avevo accennato. Ovviamente tutti noi e tutti voi immagino che abbiate dormito poco perché la notte è stata lunga e ci siamo preparati. Devo dire che i giorni scorsi sono stati molto utili perché molte delle cose previste da questo decreto sono, diciamo, almeno nel nostro territorio ad Arona, sono già in atto. Allora, ma abbiamo fatto questa riunione con tutti gli assessori, i rappresentanti della Croce Rossa, abbiamo l'AIB Protezione Civile, comandante dei Vigili, comandante dei Carabinieri e i funzionari di prima fascia del comune di Arona. E abbiamo sviscerato un po' tutta questo decreto presidenziale che è stato firmato nella notte e che io peraltro ho avuto intorno alle 4 di stamattina e quindi abbiamo avuto modo anche di guardarlo e di vedere un po' le cose. Intanto vediamo la situazione sanitaria. La situazione sanitaria è che abbiamo avuto 3 nuovi casi nella bassa provincia di Novara. Nella nostra zona non abbiamo per ora casi, abbiamo però oltre 120 persone che sono a casa perché hanno avuto o hanno, si hanno avuto possibili contatti con diciamo, persone che potrebbero avere infettati, quindi stanno ultimando il periodo di 14 giorni necessario a farsi a scongiurare diciamo, la malattia. Adesso io vi passerei per filo e per segno un po' tutte diciamo, le note dei vari commi e articoli, partendo dall'articolo 1. Intanto che cosa riguarda questo decreto presidenziale? Ovviamente tutta la regione Lombardia, abbiamo le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Quindi per noi è la nostra zona è quella di Novara, anche se noi siamo a contatto anche col Verbano Cusio-Ossola. Allora, cosa importante che un po' ci stanno chiedendo tutti, torno a dire, noi siamo H24, il mio cellulare è a disposizione di tutti, è sempre 348 26 51 346, abbiamo un'unità di crisi e a breve apriremo il COC su indicazione ovviamente della prefettura che in questo momento ha in corso una riunione. Allora, sugli spostamenti. Allora, gli spostamenti non si può entrare e uscire da queste zone che vi ho citato prima, che vengono, diciamo, magari anche un po' impropriamente chiamate zona rossa, ma diciamo chiamiamola zona che ha dei limiti di spostamento, quindi io l'ho chiamata zona pericolosa che ha dei limiti. Non si può entrare e uscire. Oggi ovviamente si può tornare. Oggi, nei prossimi giorni, si può tornare a casa se si era fuori dalla zona,
dalla zona che è stata delimitata, nel nostro caso la provincia di Novara e la vicina provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Non si può andare fuori città, quindi, perché il decreto presidenziale dice anche all'interno dei territori, salvo tre casi. Uno, comprovate esigenze lavorative, quindi tutti quelli che chiedono ma quindi non lavoriamo, non possiamo andare a lavorare, non apriamo i negozi, non apriamo le industrie, eccetera, eccetera. No, per comprovate esigenze lavorative è possibile, fa parte una delle casistiche che non... che permettono gli spostamenti, situazioni di necessità e motivi di salute. Quindi queste sono le motivazioni, quindi la prima griglia da rispettare è no fuori o entrare uscire, no fuori dalla città, ma fatto salvo queste tre casistiche dove è possibile superare i vincoli territoriali. Quindi ripeto, comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Dopodiché ci sono degli altri vincoli. Allora, chi ha la febbre maggiore di 37,5 deve stare a casa, chi ha delle patologie a qualunque età e ha delle situazioni di immunodepressione e i maggiori 65 anni devono stare a casa. Perché? Perché, ormai lo sappiamo tutti, gli ospedali sono in grande tensione e quindi noi dobbiamo fare il possibile per evitare soprattutto a queste persone di finire in ospedale. Perché? Perché sono le situazioni più fragili. Quindi, ripeto, chi ha avuto delle patologie o delle patologie, chi è immunodepresso e i maggiori di 65 anni stiano a casa. Perché? Perché andiamo giustamente incontro a una tensione dal punto di vista del sistema sanitario e quindi per il bene di tutti è bene che avvenga questo e si rispetti. È molto importante anche che cosa? Non solo non infettarsi, ma non infettare. Quindi, se non ci sono delle ragioni particolari e le nostre persone meno giovani sono a casa, se ci sono dei motivi specifici li andiamo a trovare, ma se non ci sono dei motivi specifici usiamo il telefono, lasciamoli tranquilli a casa, informiamoci sul loro stato, se hanno bisogno, non hanno bisogno, se hanno bisogno di fare la spesa. Ricordo che ad Arona ci sono due supermercati, Conad e Carrefour, che consegnano a casa, d'accordo, ma noi stessi possiamo fare la spesa e ma evitiamo anche loro, cerchiamo di tutelarci, perché se noi siamo tra virgolette infetti e andiamo da una persona anziana, gli facciamo del male invece di fargli del bene. Quindi questo è un aspetto. Abbiamo sospeso, ma li avevamo già sospesi, tutti gli eventi e tutti gli eventi sono sospesi. Abbiamo disposto, e oggi uscirà l'ordinanza, la chiusura della sala giochi, perché le sale giochi sono sospese nel decreto, nel DPCM. Dobbiamo dire che in quelle aree che ho detto prima sono chiuse le scuole sino al 3 aprile, d'accordo? Quindi questa può essere una novità, quindi fino al 3 aprile le scuole sono chiuse. Io ho sentito Don Claudio e Don Paolo, le messe sono sospese ad Arona, ma in sé con accorgimenti è possibile farle, cioè bisogna però sparpagliarsi, stare a oltre un metro, eccetera. Arona è una buona cosa sospenderle in generale dappertutto. Sono sospese le funzioni religiose e quindi anche i funerali.
Avevamo già chiuso il museo e abbiamo chiuso la biblioteca. Avevamo già chiuso piscine, discoteche, palestre pubbliche e avevamo sentito tutte le associazioni chiedendogli di interrompere. Adesso aggiungiamo che si chiudono anche le palestre private, i centri benessere e vengono chiuse anche questi. Parliamo dei ristoranti e dei bar. Ristoranti, bar, è possibile aprirli solo dalle 6 alle 18. Quindi ristoranti e bar solo dalle 6 alle 18. Poi c'è un'ulteriore aggiunta: bar, ristoranti e negozi devono far rispettare la distanza di un metro. Quindi, e questo è anche una questione di buon senso, perché le maggiori possibilità di infezione sono quello che noi secretiamo nel momento in cui parliamo, perché non ci accorgiamo, ma tutti noi lo facciamo. E quindi ristoranti, bar e negozi devono rispettare questo tipo di previsioni. No a assembramenti, qualcuno mi ha chiesto le riunioni condominiali, no riunioni condominiali, perché sono comunque degli assembramenti. Poi parliamo delle medie e grandi strutture. Le medie e grandi strutture abbiamo una chiusura prefestiva e festiva. Qua ad Arona le medie e grandi strutture, noi non abbiamo centri commerciali enormi, ma le medie e grandi strutture sono queste e ve le elenco. Abbiamo il Tadini, il Bertinotti, il centro commerciale alla Laica, il primo lotto, a eccezione della parafarmacia, perché le farmacie e la parafarmacie sono escluse anche se sono in centri commerciali. E poi abbiamo il Prima Donna, il Cattaneo, Leonetti e Lupim, sopra il Conad, sapete che c'è Lupim, queste saranno chiusi il prefestivo e il festivo. Ovviamente avevamo già detto no alla visita ai parenti presso la casa di riposo, ricordiamoci sempre quello che vi ho detto, cioè noi possiamo ammalarci noi, ma possiamo essere veicolo di malattie anche per i nostri carissimi anziani o meno giovani o comunque i nostri parenti. In generale nel DPCM si raccomanda di limitare ove possibile gli spostamenti delle persone fisiche a quello strettamente necessario. Quindi vi ricordo i tre casi che sono comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Questo vuol dire che non vengono chiuse le attività, che ci si muove con queste tre casistiche, tra cui la più importante è comprovate esigenze lavorative, perché non è che si viene chiuso tutto. Ecco, quindi voglio aggiungere, noi oggi pomeriggio ci troviamo e faremo un volantino, noi abbiamo già fatto un volantino che abbiamo distribuito con l'AIB Protezione Civile. Faremo un volantino che riepiloga alcune di queste cose e dà degli ulteriori consigli, ovviamente delle prescrizioni, perché il DPCM ha delle prescrizioni, d'accordo, ma daremo anche dei consigli alle persone che ovviamente non vedono le dirette Facebook, non vedono Facebook, e noi vogliamo cercare di essere vicini a tutti. Vi ricordo che noi siamo H24 sulla questione, siamo tanti, io ho veramente la fortuna di avere dei collaboratori eccezionali, gli assessori, i consiglieri, ma tutti i dipendenti comunali, e poi abbiamo delle forze di volontariato e poi immaginiamo i carabinieri, la polizia, cioè tutte le forze. Questo è un grande paese, questa è una prova
forte, ma noi siamo più forti. Noi siamo più forti, ma se siamo anche rispettosi delle norme, se siamo rispettosi delle consigli che vengono dati, e questo è molto importante. Ecco, io chiudo perché noi continueremo a rispondervi sia qua che nei vari messaggini. Io da stamattina, praticamente, quando il primo mi ha mandato il messaggio alle 4, ho cercato di rispondere un po' a tutti, e così continueremo a fare, eccetera. Ovviamente consci che questa è una normativa che è entrata in vigore praticamente alle 2:30 di stanotte. E però ricordiamoci: distanze, no assembramenti, e stiamo a casa con chi ha patologie superiore a 65 anni, e in generale il consiglio nel DPCM è di stare a casa veramente tutti. Chiudo, mi raccomando, forza, noi abbiamo forza, tutti assieme siamo un grande paese, siamo uniti, e con la possibilità di essere veramente siamo veramente non secondi a nessuno, e questa è una prova che ci deve, diciamo, da un lato rendere più comunità, e dall'altro però essere più vicini anche alle persone deboli, quindi alle persone meno giovani, ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, eccetera. E con loro abbiamo la possibilità anche di vivere dei momenti assolutamente belli. E poi oggi auguro anche a tutte le donne il meglio, perché ricordiamoci che oggi è l'8 marzo e non ricordiamocelo solo l'8 di marzo, ricordiamocelo tutti i giorni dell'anno, e ricordiamocelo soprattutto quando gli manchiamo di rispetto, perché quando manchiamo di rispetto a una donna manchiamo di rispetto al mondo. Grazie a tutti, e continueremo a rispondervi a tutti i dubbi che cercheremo di sviscerare, perché ogni caso fa caso a sé, e quindi capiamo che però ricordiamoci di abbandonare il superfluo, le cose che diciamo che si possono evitare, evitiamole, e anche dai nostri cari andiamo solo a trovarli se hanno delle necessità, se no sentiamoli per telefono, perché in questo modo li preserviamo. Grazie a tutti.